Notte Bianca, seconda parte, oggi è domenica 29, è il giorno delle band dello spin bike. Tu come hai vissuto intanto la Notte Bianca? Niente, sono uscita e sono stata con le mie amiche. Ti sei divertita? Sì, molto. Ecco, questa sera ci sarà la cover band di Ligabue, Lambrusca e Popcorn. A te piace Ligabue intanto? Sì, qualche canzone. Stasera ci sarai? Sì, certo. Come si respira l'aria di festa, San Placido? Ma niente, speriamo che arrivi presto. Basta. Non vedi l'ora? Sì, infatti. Ok, saluta la telecamera. Ciao. Ciao telecamera. Ciao telecamera. Cosa fai? Come hai visto quest'anno la Notte Bianca a Biancavilla? Come l'hai vissuta? Allora, io ieri sera ho fatto un'esibizione di danza, è stata una serata ben organizzata, soprattutto il gruppo Ivi è stato fantastico come sempre ovviamente. Il gruppo, scusa, non si è sentito bene, il gruppo? Ivi. Dillo meglio. Un po' meglio. Ivi. Ok, perfetto. Va bene, questa sera ascolterai le band? Ovviamente, perché tra l'altro Ligabue è il mio canale preferito, quindi ovviamente non mancherò. Ok, grazie tante. Fai un saluto a Ivi. Ciao Ivi. Ok, grazie. Tu sei una macchina che fa combattimento, come si chiama? No. No. Carlotta. Della Notte Bianca e abbiamo accanto a noi il personaggio di punta, Davide Simone Vinci, ci ha fatto divertire. Come ha trovato questa manifestazione e come ha trovato la piazza di Biancavilla? Beh, non è una novità Biancavilla, come del resto la Sicilia, ma soprattutto i paesi limitrofi a Catania, della provincia di Catania, sono straordinari. Ritornare tra la mia gente, che le persone sono state quelle che tra virgolette mi hanno fatto diventare Davide Simone Vinci, artista, cioè popolare, e io li ringrazio sempre. Come li ho trovati? Straordinariamente bello, tutto bello, ci siamo divertiti, ora ci sono altri artisti che si stanno esibendo. E cosa dire, ringraziamo l'amministrazione comunale e l'organizzazione, un grande Carmelo che ha messo su questa notte più che bianca, oggi è rosa. Doveva essere notte rosa, alla fine l'hanno scorporata in due notte bianche. Infatti, comunque tutto bello. Grazie David. Giuseppe, qualche domanda? Allora, io volevo fare invece qualche domanda un po' più personale. Allora, cosa si prova sul palco a far ridere la gente, a fare il tuo mestiere, cosa si prova? Beh, questa è una cosa straordinaria e sono emozioni giorno dopo giorno, perché ogni spettacolo comunque è una partita a sé. Ogni pubblico è un pubblico differente e soprattutto devi sempre avere quell'emozione prima di salire sul palco. Al momento in cui io dico sempre che non provo più emozione, finisco di fare sto mestiere, perché il pubblico se ne accorge. Non puoi essere solo un mestierante, perché l'artista deve nutrire la propria anima, deve dare emozione al pubblico e li deve prendere dal pubblico. Questo significa arte, il resto significa mestierante, di mettere da quando minghiate e via, però le persone lo avvertono. Per quanto mi riguarda, do veramente l'anima, infatti io sudo, come si dice, umane musco sul palco e non mi risparmio mai a nessuno. Ok, grazie tante Davide Simone Vinci.
Notte Bianca nel cuore della Notte Bianca, Biancavilla, 29 settembre. Siamo qui con Salvo Rapisarda, la voce dell'Ambrusche Popcorn, band di punta di questa notte. Tanto attesi. Allora Salvo, cosa ne pensi di Biancavilla e cosa pensi di questa piazza? Allora Giuseppe, ti ho sempre detto dal primo momento che ci siamo visti che a me piace Biancavilla, mi piace la piazza in particolar modo di Biancavilla, non la conosco bene. Ci ho visto un concerto memorabile di Franco Battiato qualche anno fa e è stato bellissimo. Quindi ti ringrazio per avermi invitato qui. Noi siamo fan di Ligabue e ho sentito varie volte la tua esibizione. Giuseppe, volevi fare qualche domanda? Salvo? Allora Salvo, noi ti abbiamo visto circa un annetto fa al Faro, ti abbiamo visto da sotto il palco, questa volta invece ti viviamo proprio dal vivo, ti possiamo anche conoscere meglio. Perfetto, allora intanto tu come hai preso questa passione della cover band proprio di Ligabue? Diciamo che avevo tanta voglia di suonare e insieme al chitarrista Bruno abbiamo un po' provato a tirare in ballo il tributo a Ligabue proprio perché ci apparteneva, era l'unico artista che ci univa. Io provenivo da una corrente musicale diversa dalla sua, grunge, musica rock un po' più pesante, lui un po' sul blues. Con Ligabue abbiamo sposato le stesse intenzioni e abbiamo, diciamo, creato questo tributo che da 7 anni in tutta la Sicilia suona e grazie al pubblico e a voi abbiamo avuto il successo che finora ci tiene tra virgolette famosi, tra virgolette. Ok, perfetto. Siamo onorati di avere questa sera, questa notte, per la Notte Bianca o Notte Rosa qui a Biancavilla, proprio voi, l'Ambrusco Popcorn, quindi ci vedremo tra poco sul palco, va bene? Buona serata. Grazie, ciao.